Salve cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 31 gennaio 2018. Questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Regeni, Al-Sisi dice: non finiremo di cercare i colpevoli. Intanto inaugura il super giacimento di gas con Eni e ambasciatore. La visita del presidente egiziano con la DDA e il rappresentante diplomatico Giampaolo Cantini ai pozzi da 850 miliardi di metri cubi scoperti nel 2015 è stato un momento patriottico trasmesso in diretta TV e conferma quello che i media di Stato sostengono da mesi: le tensioni provocate dalla morte del ricercatore sono terminate. Elezioni, Alfiero Grandi dice: candidati scelti per fedeltà al capo e paracadutati è l'effetto di questa legge elettorale che aboliremo. Gli ex comitati del No a febbraio iniziano la raccolta firme per presentare al Senato un nuovo sistema di voto di iniziativa popolare. Puntiamo al proporzionale con il voto disgiunto e alla reintroduzione delle preferenze, così hanno detto. Roma, la mini sindaco Movimento 5 Stelle a un passo dalla sfiducia nel municipio terzo, in piena campagna elettorale appunto per la regione. Roberta Capoccioni, donna di fiducia di Roberta Lombardi, appesa all'unico voto mancante per deciderne la caduta, dopo la fuoriuscita di quattro membri della maggioranza pentastellata. Un inciampo che rischia di gettare cattiva luce sulla campagna per la Pisana. Macerata, giovane donna fatta a pezzi e rinchiusa in due valigie abbandonate in strada. Il cadavere è stato ritrovato a Pollenza, nel Maceratese, davanti al cancello di una villa. Un passante ha notato i troller e ha allertato i carabinieri, che hanno fatto la macabra scoperta. È stata fatta a pezzi e rinchiusa in due valigie e poi abbandonate davanti a un cancello. Il cadavere della giovane donna, apparentemente tra i 30 e i 35 anni, è stata ritrovata a Pollenza, appunto, in provincia di Macerata, dopo che un passante ha allertato i carabinieri. Azeglio Vicini è morto a Brescia, l'ex commissario tecnico della nazionale italiana Italia 90. Tecnico federale dal 1968, ha guidato tutte le selezioni italiane fino alla prima squadra, con cui ha conquistato il terzo posto al torneo di data di casa. Poi ha fallito la qualificazione agli europei del 92 ed è stato sollevato dall'incarico e sostituito da Arrigo Sacchi. È stato un tecnico che puntava tutto sul talento dei giocatori che aveva a disposizione. E in quegli anni erano davvero tanti, cari amici. Bene, con questo si conclude qua la rassegna stampa. Vi diamo appuntamento alla prossima e vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.